abbiamo voluto scegliere questo tema perché volevamo raccogliere quello che si sta facendo nel mondo del restauro e nei siti maggiori da Roma ad Atene, per capire come si stanno muovendo gli altri e per poter riflettere sulle metodiche migliori da applicare nei nostri restauri. Nel caso specifico noi abbiamo un problema di dissesto che riguarda il santuario rupestre di Demetra, quindi il programma delle due giornate è articolato in maniera tale da finalizzare la conoscenza e la riflessione per l'acquisizione delle miglior metodiche di intervento per il restauro, la salvaguardia e la messa in fruizione di questo sito monumentale. Confronto tra esperienze diverse finalizzate alla conservazione del bene culturale archeologico, quindi dei monumenti archeologici, quindi esperienze romane, esperienze di Paestum, della Grecia, dell'Acropoli in particolare, di Baalbek, quindi sono temi abbastanza diversi, ma con la finalità di recuperare, di conservare le permanenze dell'antichità, le permanenze architettoniche e soprattutto momenti di confronto, si diceva, momenti di scambio di esperienze, anche perché ciascuno possa imparare dall'altro, dal singolo caso che viene rappresentato, qualcosa che possa essere preso anche ad esempio per gli interventi che dobbiamo fare noi. Un intervento terminato quasi 25 anni fa, vedete il prospetto a est? Danno sopra e sotto come si presenta oggi dopo gli ultimi interventi. E la facciata est dei profili del corpo centrale, qui vedete la più rappresentativa facciata dei profili, di quanto